Io non so se chi sta intervenendo dal pubblico conosce le regole. E penso che insomma chi rappresenta i cittadini non ha il diritto di venire qui e strillare. Consigliere Lico Podio, la faccio uscire immediatamente. La richiamo e la faccio uscire. Lei non può intervenire in aula. Lei non può intervenire in aula. Lei non può venire in aula qui. All'improvviso, nell'aula del Campidoglio, che stava facendo i suoi lavori, all'improvviso si è presentata una compagine composta insomma da consiglieri municipali, presidente del sesto municipio e altri rappresentanti, e senza rispettare le regole pretendevano di intervenire. Ci racconta in breve che cosa davvero è successo? L'aula Giulio Cesare è un'aula sacra, almeno io porto avanti il mio mandato in maniera rispettosa di tutte le forze politiche. Un gruppo di amministratori, e quindi che dovrebbero conoscere bene le regole pubbliche, il municipio sesto di Roma Capitale, capitanati dal presidente, sono entrati in aula e pretendevano di essere ascoltati per un tema, una criticità riguardo il personale. Non era stato né programmato né concordato, e quindi io ho fatto capire che la capigruppo successiva avrebbe preso in considerazione questo tema, tant'è che anche le forze politiche precedentemente, ma parliamo più di anni fa, un anno fa, aveva chiesto un consiglio straordinario sul tema del personale, quindi avremmo trovato un modo per calendarizzare la richiesta. Ovviamente quello che penso è che nel rispetto di tutti, delle forze politiche tutte, ma anche di tutti gli altri municipi, non poteva accadere quello che non poteva essere un precedente questo. Invece qualcuno ha scavalcato, è venuto sotto il mio scranno pensando un po' di intimidire sia me che le altre forze della maggioranza, e credendo appunto di voler irrompere la seduta di consiglio. Questo non è stato permesso, noi abbiamo espulso questo consigliere e gli abbiamo dato un DASPO di 2 mesi, quindi non può accedere in Assemblea Capitolina per 2 mesi. Le regole si rispettano, ci sono i problemi si risolvono, come abbiamo detto, in sinergia, in accordo, ma non funziona così, e quindi rimandiamo al mittente, questi metodi non ci appartengono.